eccomi finalmente nella Isla Bella. Se pensate da tempo di andare a Cuba, fatelo ora, prima che la fine dell'embargo cambi per sempre l'incredibile unicità di quest'isola. Ma date uno sguardo agli indirizzi sotto e ai consigli del prossimo video. Infatti, andare alla ricerca della cucina tipica dell'isola e mangiare in modo soddisfacente potrebbe risultare a volte difficile. Nel nostro viaggio tra La Habana, Cienfuegos, Trinidad e La Boca, vicino a Playa Ancon, abbiamo comunque assaggiato tre piatti tipici cubani. La cucina di Cuba è un mix tra quella creola, africana, spagnola ed è a base di pollo, patate e tantissimo riso e fagioli. La colazione è il pasto più abbondante e più colorato, evitate di farlo al bar. Nella casa particolare, infatti, per lo stesso prezzo vi serviranno una tortilla a testa, del prosciutto, formaggio, tanta frutta esotica, tra cui l'immancabile guayaba, pane, succo e caffè. A proposito, è vero quello che si dice del caffè cubano, è ottimo e vi consiglio di assaporarne uno al bar Galleria El Dandy in Plaza del Cristo. Ed è proprio in questa piazza che abbiamo assaggiato una specialità a base di carne. In questo bar di tapas dal carattere anticapitalista c'è sempre la fila, dato che i piatti sono originali, abbondantissimi ed economici, aragosta compresa. Uno di questi è la ropa vieja, che significa panni vecchi, ed è il bollito del giorno prima riciclato con un sughetto di pomodoro e spezie. Viene servito con il fufu di banana, ovvero il purè di platano. Passiamo allo street food, non così consueto e assolutamente dolce. C'è il gelato dei carretti, che è quasi sempre al cocco, ma si può anche trovare una sorta di gelato biscotto, tipo cucciolone. Anche la pizza ha un retrogusto dolciastro, specialmente nella salsa di pomodoro. Infine i carretti della frutta, che sono lo street food più invitante, e vendono soprattutto banane. Con pochi centesimi potete comprarne un casco intero, ma non confondetele con il platano, che si frigge a acerbo per las chicharritas e maturo per il platano fritto. Alla Boca abbiamo chiesto ai premurosi padroni della casa di cucinarci un piatto molto casalingo. Vi lascio certamente il loro indirizzo nelle descrizioni. Anche stasera mangiamo nella nostra casa particolare, in riva al mare. Manolo e Silvia hanno preparato una cena a base di carne. Venite con me. Il piatto principale è il sardo in salsa de tomate y patatas. Las chicharritas, anche le bananine fritte, ma un piatto tipico cubano è la yuca con moco. La yuca è una radice, tipo la patata. Questo piatto è importante perché, come il nostro sugo di pomodoro, la salsa di pomodoro, ogni cubano vi dirà che la sua mamma o la sua nonna fanno la yuca con moco migliore del mondo. In realtà la yuca è simile a un purè di patate, lo spezzatino invece era da premio Oscar. E non sarà certo necessario ricordarvi che a Cuba innanzitutto si beve, ma non fermatevi al mojito, assaggiate anche le birre nazionali, la Bucanero e la Presidente, e se passate a Trinidad provate la Chan Chan Chara, a base di miele e brandy. Il posto migliore per celebrare una città elegante, piccola e coloniale come Trinidad è sicuramente venendo a cena in un posto come questo. È un ristorante, paladar, museo, anche i tavoli sono una sorta di opera d'arte, il tutto è un po' appunto elegante e kitsch, e anche il mio dolce è un piccolo gioiello. Vi presento un dolce particolarmente amato dai cubani, il flan de caramello. È molto simile al flan di latte italiano, però si sente tantissimo la leche condensata, il latte condensato. I vostri consigli, mai come per questa meta, sono preziosi ai futuri viaggiatori. Commentate per raccontare la vostra esperienza culinaria e seguite il prossimo video su Cuba. Hasta la comida, siempre!